Ehi, lo so che non mi segui su Instagram, quindi prima di iniziare a vedere il video, mi raccomando, seguimi su Instagram, @notirene. E soprattutto, se ancora non l'hai visto, vai a guardare il mio video delle dipendenze dalla tecnologia che è uscito settimana scorsa. Buona visione! Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Ciao bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Nello scorso video in cui parlavo della patente e della mia prima esperienza a scuola guida, avete fatto un number dell'assoluto. Vi è piaciuto tantissimo il video, quindi ho deciso di riproporvi un altro video riguardo la scuola guida, appunto parlandovi dell'esame teorico, ovvero dei famosissimi quiz. Come state notando, tra l'altro, ho indossato la mia felpa di Los Pollos Hermanos che ho ordinato da Wish, perché ormai le felpe si ordinano da Wish, quelle personalizzate, e niente. Detto questo, io direi che possiamo iniziare e sì, come avete detto dal titolo, ho superato l'esame dei quiz e quindi sono in possesso del foglio rosa. Ma facciamo un passo indietro. Allora, innanzitutto, cos'è il foglio rosa? Il foglio rosa è quel famoso foglio di cui tutti parlano che vi permette di esercitarvi alla guida. Ovviamente per farlo dovrete essere accompagnati da una persona che ha conseguito la patente da almeno 10 anni oppure dal vostro istruttore appunto di scuola guida. Per quanto riguarda l'esame della patente, cioè l'esame proprio di guida, insomma, di quello ne parleremo in un futuro video perché ancora non l'ho fatto nemmeno io, però ragazzi è una soddisfazione immensa mostrare questo foglio così ai tuoi compagni e dire guarda, io ho superato i quiz e quindi chi se ne frega. Comunque scherzi a parte, è stata una soddisfazione e un peso immenso che mi sono tolta dalle spalle. Ho fatto l'esame in circa un mese e una settimana che frequentavo la scuola guida, quindi giusto il tempo di finire tutti gli argomenti e devo dire che durante quel mese mi sono esercitata tantissimo con i quiz. Quindi se ancora lo fate vi consiglio di farvi tantissimi quiz e soprattutto quiz d'esame, perché alla fine le domande che escono all'esame sono sempre le stesse, quindi se imparate a memoria ovviamente le risposte non potrete far altro che fare tutto giusto. Ovviamente la mattina dell'esame c'è sempre un po' d'ansia, però fidatevi che comunque vi passa, perché vedete gente che sta messa peggio di voi, che non si ricorda proprio assolutamente niente, che va a fare ugualmente l'esame. E poi devo dire che il clima che si crea comunque là fuori mentre aspetti il tuo turno è un clima molto ansioso ma anche molto amichevole. Per fortuna ho avuto la fortuna di frequentare la scuola guida insieme a dei miei ex compagni di elementari che non vedevo da tantissimo tempo e quindi diciamo che ci siamo un po' riappacificati, abbiamo fatto un po' gruppo tra virgolette. Quindi non mi posso lamentare, anche perché l'esperienza è stata bellissima e anche andando a lezione comunque mi sono divertita moltissimo, anche perché il mio istruttore era davvero molto molto simpatico e non è come la scuola, quindi non vi preoccupate se non vi piace la scuola e non vi piace imparare, perché tanto la scuola guida è tutta un'altra cosa. E poi state lì con il pensiero fisso che voi dovete prendere la patente, perché così non prendete più i mezzi pubblici. Quello è un ottimo pensiero che vi consiglio di fare, perché così sarete più propensi ad imparare. Quindi, ritornando all'esame teorico, voi andrete appunto la mattina dell'esame alla motorizzazione della vostra città. Quindi, una volta arrivati alla motorizzazione, dovrete aspettare il vostro turno. I vostri istruttori vi daranno delle cartelline, tra virgolette, dei fogli, dove ci sono i vostri dati, eccetera. Voi la mattina dell'esame dovrete portare carta d'identità e codice fiscale, mi raccomando, non dimenticateli, altrimenti l'esame non lo fate. E una volta che sarà arrivato il vostro turno dovrete andare all'aula appunto che vi hanno indicato i vostri istruttori per conseguire l'esame. Entrerete piano piano, vi registrerete con l'istruttore eccetera e l'istruttore, cioè l'esaminatore, vi farà sedere al computer che vi spetta. Una volta fatto ciò e che si saranno seduti tutti, ovviamente il vostro esaminatore vi darà tutte le istruzioni per poter cominciare a fare i quiz. I quiz sono molto semplici, cioè almeno la scheda che ho preso io all'esame era molto semplice, avevo il dubbio solo su 4 domande, ma per fortuna non l'ho cambiate
E male che andavo, comunque avevo fatto 4 errori, però per fortuna non li ho cambiati, infatti ho fatto 0 errori, quindi ho passato l'esame teorico appunto con 0 errori. Non che questo cambi qualcosa, perché tanto se lo passate con 1, con 2, con 3, con 4 errori o con 0, non cambia assolutamente niente, però è una piccola soddisfazione personale. E quindi sì, una volta iniziato l'esame avrete a disposizione 30 minuti per poter rispondere a tutte le domande e vi consiglio appunto di leggere bene le domande. E controllare se ci sono delle parole tipo mai, sempre, solo, in ogni caso, e comunque tutte quelle paroline che magari i vostri istruttori vi hanno detto che il 90% è falso, che è sempre falso, cose del genere. Io per fortuna quelle parole le conoscevo a memoria, quindi appena vedevo una parola di quelle mi ricordavo che cosa stava a significare e mettevo subito la risposta corretta. Infatti sono uscita da lì dopo 16 minuti, ho completato appunto la scheda in 14 minuti, altri 2 minuti li ho persi per rileggere le domande e vedere se c'era qualcosa che avevo sbagliato a cliccare, eccetera. Però per fortuna non ho cambiato nulla, infatti ho passato l'esame con 0 errori, quindi vi consiglio di cambiare solo se siete completamente sicuri che la risposta che avete messo in precedenza è sbagliata. Quindi una volta finita la vostra scheda potrete uscire ovviamente dall'aula dove state facendo l'esame. E aspetterete fuori che tutti gli altri del vostro turno finiscano appunto la scheda. Quindi, dopo quei famigerati 30 minuti, l'istruttore della vostra scuola guida andrà all'interno a vedere se sono usciti i risultati, quindi se sarete idonei o meno. Una volta fatto ciò, appunto, l'istruttore uscirà e vi dirà se siete stati promossi all'esame oppure se siete stati bocciati e vi dirà anche con quanti errori. Nel primo caso in cui siete stati promossi, dovrete andare a recuperare il foglio rosa alla vostra scuola guida il giorno successivo, poiché appunto non è la stessa giornata, non è che si riesce a far tutto. Quindi il giorno dopo andrete alla scuola guida e andrete a prendere il vostro famigerato foglio rosa. E almeno a me, già la prima volta insomma che sono andata, mi hanno chiesto anche quando volessi iniziare a fare le guide. Io ovviamente ho detto subito, in modo da potermi appunto togliere da mezzo la patente, prendere la patente e concentrarmi a scuola perché appunto quest'anno ho l'esame, quindi magari si presuppone che io debba anche studiare. E quindi ragazzi vi daranno questo foglio rosa che io ovviamente non aprirò perché stanno tutti i miei dati qua sopra e non mi pare il caso, insomma. Tra l'altro fuori sta piovendo, io dovrei andare a Piazza Medeo al Grenoble e tra poco dovrei scendere, quindi mi sa che faccio meglio a finire questo video in fretta. Ma ritornando a noi, quindi questo ragazzi era la mia esperienza con il foglio rosa. Non vi preoccupate, non vi fate prendere l'ansia, perché se vi fate prendere l'ansia è finita ragazzi, perché sarete lì con l'ansia a pensare, oh mio Dio, se questo è sbagliato, se questo è falso, se questo è vera, e non farete assolutamente niente. L'ansia principale di tutti è quella di essere bocciati con 5 errori, che sarebbe davvero una cosa orribile, ragazzi, perché come sapete si possono fare al massimo 4 errori, ma con 5 siete bocciati anche se è un solo errore in più. Quindi, ragazzi, io vi consiglio prima di fare l'esame teorico di farvi innumerevoli schede e fare l'esame solo quando vi sentite veramente pronti. Io prima di fare l'esame facevo un botto di schede. E facevo in tutte le schede 0, 1, 2, massimo 3 errori. Ho deciso di fare l'esame perché mi sentivo abbastanza pronta ed ero abbastanza convinta del fatto che all'esame mi sarebbe uscita una scheda facile e che quindi avrei saputo rispondere. Infatti sono arrivata lì con un po' d'ansietta, però poi mi è passata, anche perché ho ripetuto tipo tutto il tempo fino a che sono arrivata alla motorizzazione a quando mi hanno chiamata e ho fatto un altro botto di quiz e un'altra marea di ripetizioni, comunque di teoria, anche grazie ai miei istruttori. Magari qualcosa che non mi ricordavo troppo bene me la sono fatta rispiegare lì mentre aspettavamo, insomma. Quindi niente ragazzi, detto questo, fatemi sapere se anche voi state prendendo la patente, se anche voi avete il foglio rosa o se dovete fare l'esame appunto dei quiz. E niente, io spero che questo video della patente vi sia piaciuto, vi aspetto prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!